Bello e il Cattivo Tempo 2018 al Teatro Golden. A te, guarda qua che fai una panoramica dalla regia al cast completo o viceversa di Non si butta via. Mica cacchi, come si Mica, dice, no? mica. Dai, non si butta via niente, ma Non si proprio butta. niente, ma niente proprio in una maniera più assoluta. Guarda, Che succede? Che succede? noi tutti bene. E tu No? posso, a casa Tutti tutti bene, abbiamo bene? festeggiato Sì, bene, sono l'anno è benissimo. iniziato bene perché abbiamo fatto due, tre tutti esauriti, proprio da chitto così, pronti via, tutto esaurito. Quindi siamo molto contenti. Io pure a te, ti vedo abbastanza Sì, bene. pure io tutto Capello, esaurito. tu sempre Io esaurito. sempre esaurito. Capello fluente. Sì, come sempre Bene, così. ragazzi, che vi devo dire? La vita prosegue con grande luminosità. Claudia, vogliamo parlare di questo pensaci tu. spettacolo? Pensaci tu. Allora, siamo in scena fino al 21 gennaio, quindi c'è ancora possibilità di vederlo. E la gente deve venire a vedere questo spettacolo perché ci si diverte, perché si imparano anche molte cose, Si sai? imparano delle cose, Sì, si imparano delle devo dire cose. di sì. Per esempio, Valeria? Si riflette anche molto, si impara come si fa la raccolta differenziata, è una cosa difficilissima. Brava, esatto, è vero, io a casa E mia, questo è noi ci proviamo, ma importantissimo. non, Eh niente, sì, non ci eh? riusciamo. No, Non è facile per non è niente. facile. E Marco? Marco, no, io sono attratto dal cappello della Tiziana Foschi, Lo non, faccio ries starnutire, no, no, sì, guarda. non riesco a veramente a togliere, a distogliere Me lo oh, tolgo. l'attenzione Me lo dal tolgo. cappello della Foschi, insomma. Sapete dove si buttano i capelli, per I esempio? capelli, I no, capelli. No, i i capelli, capelli, dove si buttano? Dai, dove si buttano? dipende, Marco. dipende se sono trattati si buttano in un posto, se invece sono capelli naturali si buttano nell'organico. Non vi posso dire dove si buttano se sono trattati perché è una delle battute dello spettacolo Ah, allora e devono allora venire, devono venire a a sentire sentirla che e a cosa ridere con creiamo noi. intorno. C'è anche un Certo. po' di suspense in questa cosa, Sì, sapere sì. dove si C'è anche butta un la po' di roba, insomma. noir. Sì, Comunque ditemi dove si buttano, li vado a raccattare, insomma, io Ti faccio raccogli. Tu sei il soggetto più a rischio, Sì. perché perdendoli così non si sa dove Dove finiscono, sei finire? passibile di Vero. multa, C'è perché non li ragione. butti né È nell'organico, vero, è vero, è verità, assolutamente vero. questo è il problema delle persone di livello. Io ho Ciufoli che si fa il riporto dai sopracciglia. All'inizio ha cominciato così, poi ha deciso proprio la pelata. Quindi sono abituata. Un nonno pelato, io sono proprio pelata Come dipendente. sono questi ragazzi? Sono molto disciplinati. Abbiamo provato bene, molto, molto bene. Loro carini, l'ho messi un po' in difficoltà. Continuo a venire a cambiare le cose. Mi odiano un po', però dai, alla fine è stimolante, no? Io ci tengo a dire che non la odio, ci tengo proprio a dire che non la odio. Precisiamo, io non la Questo è odio. come quando mi fanno le interviste sull'immondizia, no? E tutti mi vogliono far dire che è colpa della Raggi l'immondizia a Roma. Allora devo sempre precisare, premetto che l'amministrazione comunale non la ritengo responsabile. Perché dopo 2 secondi, quindi la Raggi che cosa potrebbe fare che non fa? Mi chiedo tutti. Ma dai ragazzi, su, facciamo Facciamo satira di esempio. costume Facciamo e satira non di satira di costume. potere. E che diamine? Vogliamo Facciamo dire che c'è un'altra anche una volta. scena Vogliamo hot? dire che c'è una Hot! scena C'è una hot? scena Ma dai, hot! Ma io infatti per quello Tu rimango. sei venuto per Ma quella. io Guarda, rimango apposta per torna quello. verso le 10 e Ora però un quarto. devi indovinare chi la fa questa scena hot. Ma loro due Bravo! sicuramente. Matteo, non te si può C'hanno nascondere il physique du role proprio per fare la Esatto, scena hot. Foschi mi spoglia tutti gli anni. Tutte, ogni anno fa la guasta è nudo. Però È erano segno che. invidiosi e quest'anno si spoglia qualcun altro. Ah, Dai, la no, Foschi. La Foschi perché non viene tutte le sere, ma quando viene lei si spoglia si lei. spoglia lei per Veramente. forza. Veramente. Il lancio chi lo fa? Allora, al Golden fino dal Dal 27 di dicembre e fino al 21 Uno. di gennaio. Esatto. Lo spettacolo è così e così, bisogna essere sinceri, dai. Lo spettacolo, però intorno ci sono dei ristoranti dove si mangia benissimo. Bisogna dire la verità, ragazzi, poi vengono, Certo, pensano che trovano uno sì. spettacolo. Lo spettacolo è così, insomma, Non siamo so, vogliamo dare anche un noi. paio di indirizzi, magari, Guarda, così dal almeno. Bruttone, qua continuando sul marciapiede, dal Bruttone si mangia veramente bene, come si mangia bene a Napulè, qua all'angolo. Se prima o dopo volete venire, noi siamo qua e, insomma, se Oppure pensate magari, oppure durante. durante, mentre Durante. mangiate, vi portate un takeaway, possiate mangiare anche in sala, tanto siamo tra noi. Sabato doppia. Sabato Sabato doppia, doppia. sabato Mi doppia, raccomando. Per chi gliela fa, sabato doppia. Per chi non l'ha capito, capito? Vede la prima, poi va a mangiare e E poi poi le arriva. serie. Ah, È giusto, la mitica brava. doppietta. Sì, Lo sì. spettacolo è fighissimo, dai, siamo Ma sì. sinceri. Lo spettacolo, adesso lo possiamo dire, siamo arrivati alla quindicesima replica, Eh insomma, possiamo dire che lo sì. spettacolo è fighissimo. Fa Prima non mi ridere. sono azzardato, perché per scaramanzia, insomma, un po' perché mancavano gli elementi. Adesso lo posso dire. Lo
spettacolo è fighissimo, quindi secondo me venendo al Golden si passano 100 minuti di allegria, si ride secondo me ogni 3 minuti e mezzo, quindi insomma chi vuole venire a fare il pieno di allegria e di risate, secondo me il posto giusto a Roma è questo. E comunque voi ogni 3 minuti e mezzo ridete, esatto, a prescindere da quando entrate, mezzo al cronometro, 3 minuti e mezzo ridete. Sì, potrebbe essere un nuovo sistema questo, scuola di teatro per il pubblico. La regia ci dice che dobbiamo chiudere. Carolina Cevenna, ciao, non state a casa, venite a teatro, che state a fare a casa, volentieri, al Golden, ciao ciao.